Si accomodi. Il suo nome, prego. John G. Public. Public, ci deve essere una L in mezzo. Mr. Public, ha avuto esperienze in qualche ufficio prima d'ora? Sì, certo. Di che tipo di ufficio si trattava? Rettangolare. Ha per caso qualche esperienza nell'uso di un computer elettronico ultimo tipo? Sì, l'ho usato. In che ditta? Mia zia ne ha uno. Sua zia di che si occupa? Io non me lo ricordo. Ha detto di aver lavorato in un ufficio. Si occupava di produzione o di servizi? Produzione. Si trattava forse di prodotti industriali? No, mi spiace, è del tutto fuori strada. Si trattava di prodotti agricoli? No, siamo lontani, purtroppo. E il tempo concesso è ormai scaduto. Non è riuscita a indovinare qual era la mia occupazione ed è solo per compiacerla che le dirò che cosa facevo. Facevo scarpe da scale mobili per la gente che si era stufata di portare le scarpe da ascensore. Siccome non ha indovinato la mia occupazione, le resta solo il gettone di presenza. $10 e molte grazie. Andrà meglio la prossima volta. Lei è un buon giocatore. Grazie allo stato confusionale in cui ha messo Mr. Gross, Virgil ottiene un impiego nell'ufficio spedizioni della ditta. Naturalmente nasconde il suo passato. Tuttavia, un brutto giorno